Il Comune di Napoli lancia il mese dell'innovazione, declinato in quattro bandi. Il primo, vulcanicamente, si rivolge alle persone che abbiano un'idea. Allora, in sintesi, il progetto è articolato in questo modo. Noi abbiamo una struttura, un incubatore di imprese innovativo a Napoli Est. Nel prossimo ciclo di incubazione, che durerà 18 mesi, intendiamo inserire, imprese realmente innovative. Noi stiamo effettuando un'attività di ricerca più che di persone, più che di forme societarie e quant'altro, di idee che possono provenire da chiunque, qualunque sia il suo titolo di studio, qualunque sia il suo background. Quello che ci interessa è intercettare delle idee che abbiano però un forte potenziale di innovazione e soprattutto dei margini di crescita molto alti. In sostanza, il Comune si propone di trasformare buone idee di innovazione tecnologica in impresa. Sì, chiediamo la forma della società di capitale, questa è l'unica griglia, l'unica barriera che si trova nell'avviso, cioè deve essere o una SRL o una SPA, di recente proprio con il decreto legge Monti. 1-2012 è stata prevista la possibilità per i giovani di creare delle SRL con un solo euro di capitale sociale, quindi oggi chiunque può costituire un SRL e concorrere quindi in questo modo alla selezione. Il concorso seleziona davvero le idee e non le società. Assolutamente sì. Funziona in questo modo, ci sarà una preselezione dove le prime 60 idee verranno appunto preselezionate. Alla fine noi individueremo le prime 20 idee di impresa che riteniamo migliori e più profittabili. Di queste, le prime 6 andranno sicuramente a effettuare uno stage di una settimana o presso la Silicon Valley in California o presso strutture similari. Reti d'impresa, un altro bando dell'innovazione riguarda le imprese che sono disposte a creare rete per produrre valore aggiunto. Noi erogheremo un contributo che è stato deciso pari fino a 10.000 euro, di cui la metà, il 50%, poiché si tratta non di fondi POR, non si tratta di fondi comunitari, ma si tratta di fondi nazionali, per legge è soggetto a restituzione. Ma noi abbiamo previsto un arco temporale molto alto, insomma, per la restituzione della metà del contributo e tra l'altro ha un tasso di interesse assolutamente irrisorio che è lo 0,50 anno. Tranne i territori dei quartieri di Vomero, Posillipo, San Ferdinando, Chiaia e l'Arenella, per il resto la volontà precisa dell'assessorato è stata quella di finanziare la costituzione di queste reti di imprese in tutto il territorio cittadino, ivi compreso, e questo mi piace sottolinearlo, per la prima volta il quartiere di Fuorirotta. Turismo ha pubblicato il 7 febbraio un bando per intercettare i turisti che arrivano in città, al porto, alla stazione e portarli in giro su navette ecologiche per il centro storico. Immaginiamo che il destinatario naturale di questo contributo, pari a 1.150.000 euro, sia un consorzio di imprese perché sono molteplici le competenze settoriali che si richiedono, competenze nel settore dei trasporti, competenze nel settore dell'incoming turistico, quindi dei tour operator, immaginiamo, competenze nell'animazione territoriale. L'idea era quella, attraverso un sistema di navette a basso impatto ambientale, di veicolare invece questo consistente flusso turistico in aree del centro storico a forte densità produttiva. Delocalizzazione delle imprese artigiane dalla zona a traffico limitato, questo è l'ultimo bando che sarà pubblicato per il mese dell'innovazione. Sì, la consideriamo una sorta di misura perequativa nei confronti di tutti quegli artigiani che attualmente insediati nella zona a traffico limitato, che vedranno, immaginiamo, significativamente limitato il proprio volume d'affari a causa della chiusura, del traffico veicolare. Quindi parliamo di tutti gli autoriparatori, parliamo degli elettrauti, gommisti, meccanici. Forniamo un contributo questa volta maggiore rispetto alle reti di imprese, 60.000 euro. Per tutti questi artigiani che vogliano delocalizzarsi in un'area naturalmente esterna rispetto al perimetro della ZTL. Parliamo infine dello sportello unico per le attività produttive che il Comune di Napoli da qualche tempo ha completamente informatizzato. Dal 1 luglio del 2011 tutte le pratiche di segnalazione certificata di inizio attività, le cosiddette SCIA, non possono essere presentate a nessun ufficio comunale se non in modalità digitale. Abbiamo creato con l'assistenza di una società specializzata un vero e proprio percorso guidato, cosiddetto Wizard, attraverso il quale l'interessato trova tutta una serie di domande. E rispondendo alle varie domande riceve esattamente il modulo e gli allegati di cui ha bisogno per presentare la pratica informatica al comune. Con l'accordo con la Camera di Commercio, il numero di procedure effettuabili
sarà sempre maggiore. Sì, siamo all'inizio di una sperimentazione con la Camera di Commercio, siamo tra i primi in Italia, tra l'altro. Questo determina un abbattimento dei costi enorme. Se voi pensate che fino a ieri, soltanto per una raccomandata con avviso di ricevimento, si potevano perdere anche 7-10 giorni. Oggi tutto questo avviene in tempo reale attraverso la posta elettronica certificata, quindi c'è un grande risparmio di tempi e di costi per l'ente, ma soprattutto per il cittadino.